Oh, Stefano, è finito quell'effetto, diciamo, magico delle scorse giornate con questa sconfitta dei con i contro i Comps. Cosa è successo? Perché loro hanno fatto un gol su azione e poi due cavolate nostre e uno su punizione. Ma poi erano più forti. Erano più forti. A noi mancava Luca, Danfino, Marco. Come c'è da soffrire senza i Levanti, sì, non vorrei dire. Organizzava il gioco la squadra. Poi senza Luca, che comunque ci dava quel pizzico di vivacità nelle ripartenze, diciamo, abbiamo avuto due o tre occasioni da gol e manco tanto clamorose, diciamo. Quindi anche poco. Senza di loro abbiamo giocato sicuramente meglio rispetto a... Il primo tempo la fase difensiva. All'anno scorso. Infatti abbiamo difeso discretamente. Se torna all'ultimo, no, magari ci siamo un po' innervositi e abbiamo difeso discretamente. Sì, sicuramente. Sì. Siamo sotto di solo due gol. Due gol per due errori ma sempre due gol, sì. Quindi tornate con i piedi per terra. Sì, noi non siamo mai andati con i piedi sopra, però peccato, stavamo facendo bene. Non sono queste le squadre contro cui dobbiamo fare punti. Sì, sì, magari assolutamente. Ora non ci resteranno comunque, che perché c'è solo TNT, Team, Radio Fea e Eagles. Sono queste squadre, secondo me, magari gli Eagles sono più forti, ma con le altre tre giocheranno. Tornando pure Luca, con Luca in più. Dalfino perché non è venuto? Perché ha avuto problemi. Va bene. Comunque adesso c'è la Pasqua e poi si ritorna a giocare venerdì prossimo con i TNT. Sì. Speriamo che di poterci giocare. Sì, comunque auguri di buona Pasqua a tutti. Auguri a tutti. Auguri staff, anche a tutti i ragazzi. Che poco fa io ho fatto una clamorosa. Sì. Lasciamo stare. Praticamente ho detto auguri. E io auguri di cosa? Di Pasqua. Va bene, dai ragazzi, allora ci vediamo venerdì prossimo e ancora auguri di buona Pasqua. Grazie, ciao. Torna a essere la capolista, anzi tornano a essere i capolisti Comps United senza Calabrese, tante assenze, però oggi avete vinto una partita importantissima 5-0. Contro US Star. Deve parlare il Belli Leone che non parla mai. No, una ottima prestazione da parte della squadra. No, non l'ho fatta emozionare. Nonostante l'assenza di Calabrese abbiamo mostrato un gioco molto fluido. Siamo contenti. Abbiamo capito che se le fa lui le interviste durano 30 secondi. Allora, ottima prestazione da sottolineare. Gol del Curidda. Ripreso Romeo che fa sempre questi assist che incantano. Ho divertito gli spettatori appunto. Grande Romeo. Abbiamo visto la doppietta di Leone, mancata tripletta. E poi cioè, il grande portiere. Nuovo portiere, secondo portiere. Cazzini tutta alla grande. Quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre benissimo. Sottolineo che ha 95, quindi piccolino. Peccato, potevo segnare io. Insomma, questi Comps non hanno punti deboli. Gli toglie un Calabrese e i Comps vincono 5-0. Diciamo che in questa partita ognuno ha rispettato il suo ruolo. Io ho giocato un po' più per la squadra, diciamo, ho appoggiato un po' i palloni dietro, quindi ho fatto il gioco fatto le fasce. Abbiamo giocato davvero bene, ognuno ha rispettato i suoi ruoli e non abbiamo rischiato assolutamente nulla, anzi pochissime azioni. Quindi una bella partita. Sapete che siete primi, però sapete che anche che la classifica è molto corta. Dal quinto posto c'è possibilità. Chi c'è al secondo posto? Mi Seven Up. Dobbiamo vincere ogni partita. Credo che questo campionato si deciderà proprio grazie ai bonus, credo. Sì. Noi solo di bonus abbiamo fatto. Perché abbiamo fatto le stesse vittorie, pareggi, sconfitte con i Seven Up, quindi abbiamo ricordato i bonus che ci fanno essere. Prossimo turno Cessi. Sono una bella squadra, con Geraci davanti, ho visto oggi, mi ha impressionato per soprattutto per il gran tiro che ha. Quindi dovremmo stare molto attenti a lui, cosa che non abbiamo fatto con Di Gesù. Tornerà a Calabrese, immagino. Sì, Calabrese. E anche Faraone, penso. Anche Faraone. Allora, una cosa, Calabrese a Barcellona, insieme. Vaffanculo Calabrese. Calabrese in mezzo. Va bene, non la sentiamo la tua assenza. Mentre ti bevi la sangria noi vinciamo 50. Bravi. Ok ragazzi, allora auguri di buona Pasqua e ci vediamo venerdì prossimo.
Grazie, ciao.